io sono Valeria De Biasio e sono stata piacevolmente invitata stasera da Valerio per presentarvi un reading. Quando Valerio mi ha contattato mi ha chiesto di trovare un tema che fosse, come dire, davvero importante e che racchiudesse un po' il senso della serata. Ci ho pensato, avrei potuto fare qualcosa di storico o di, non so, di aulico, di importante. Ho preferito scegliere il reading parlando dell'uomo, dell'età dell'uomo, di quello che l'uomo stesso sviluppa, diventa, parlando delle storie di un uomo, da quando è piccolo fino alla fine. Non volevo che fosse qualcosa di pesante, non volevo che fosse qualcosa di greve, volevo che fosse qualcosa in cui tutti poteste riconoscervi e poteste ritrovarvi. E secondo me è proprio l'uomo che fa la storia. Si guardò intorno e non vide nemmeno le pareti della sua stanza. Vide solo pietre e polvere. Un infinito deserto di pietre e polvere. Mamma! Mamma! Chiamò, ma gli rispose il silenzio. Allora si alzò in piedi e si accorse di essere su una piccola montagna di macerie. Si guardò le mani, si guardò i vestiti. «Ma come ha fatto a sporcarmi tutto di gesso?» disse. E allora si batté le mani sui pantaloncini e sulla piccola maglia e si ritrovò avvolto in una nuvola bianca che lo fece tossire e gli fece bruciare gli occhi azzurri. Quando la nuvola scomparve, si passò le mani nei capelli che da bianchi diventero bionde e polvere. Aveva il collo magrissimo, le gambe magrissime e le ginocchia sbucciatissime. Per forza, era solito correre, arrampicarsi, cadere, rialzarsi, smontare, rompere, ridere, sudare, strappare, colorare, rotolare. Mamma! Ma dove sono? Pensò. Iniziò a piangere. Quando smise, sentì un rumore. Un colpo ad un ferro o qualcosa del genere, non so. Iniziò a scendere piano dalla sua montagna e scivolò inevitabilmente un paio di volte a causa delle pietre che gli frenavano sotto i piccoli piedi. Quando fu a terra o qualcosa che le somigliava si diresse verso il suono che aveva udito. C'erano altre montagne di pietra tutto intorno e dietro una di esse vide un ragazzino più grande di lui con uno zainetto rosso sulle spalle. Indossava una maglia da calcio a strisce bianche e azzurre e giocava a pallone tirandolo così contro un grande portone di ferro dal quale si accedeva a... dal quale si accedeva a niente. Niente tutto intorno. Solo montagne, pietra, polvere. «Ciao!» gli disse il ragazzo. «Ciao! Dov'è mia mamma?» rispose Ivan. «Non lo so. Ma dove sono tutti?» «Partiamo dal principio. Tu come ti chiami?» «Ivan, dove siamo? Dove sono le case? Dov'è...» «Allora, io mi chiamo Yao. Quanti anni hai?» «6. Io 15. Vuoi giocare?» «No, io voglio andare a casa!» E ricominciò a piangere. Ok. Allora ora ridiamo, eh? Ora io ti porto da... «Ivan, tu stanotte non hai sentito niente?» «Che cosa?» disse Ivan piangendo. «Io mi ricordo che Mira mi ha messo nel letto, mi ha raccontato la favola di Pom e poi mi sono addormentato e mi sono svegliato qui.» «E chi è Mira?» «Chi è Pom?» disse Yao mentre riponeva il pallone nello zainetto rosso. «Mira è mamma. E Pom? E Pom è il papà di Pim, il pomodorino.» Sospirò Yao. Poi disse: «Dai, non piangere. Portami dove ti sei svegliato.
e dopo qualche minuto erano sotto la montagna da cui era rotolato giù Ivan. Yao fece 3 o 4 balzi con una grandissima agilità e beh, non si sarebbe detto dato la sua stazza, perché lui non era grasso, anzi, però era alto, molto più alto di uno della sua età. Aveva le gambe e le braccia robuste, il collo era mezza dozzina di volte più spesso di quello di Ivan e i capelli neri e crespi. E da pensarci bene, anche gli occhi erano neri e crespi. Era forte. Quando fu in cima, gridò a Ivan: «Ma sei sicuro che questa è la tua casa?» «Questa non è una casa», rispose Ivan, «è una montagna di pietre». «Certo, vedo». Yahoo abbozzò un sorriso. «Vabbè, dai, ora vediamo che si può fare, eh?» Fece un paio di salti e fu subito giù. Si piegò di fronte ad Ivan, che era alto poco più della metà di Yao, e disse: «Senti, piccolo, facciamo così. Adesso andiamo a cercare la mamma, ok?» «Ok», rispose Ivan felice. «Tu lo sai dove è tuo padre, invece?» «Sì, allora, lui è sull'aereo Aquila d'Acciaio a combattere i signori cattivi». «Ecco, questo mi rende le cose un po' più semplici», pensò Yao. E poi disse: «Stanotte, mentre tu dormivi, sono arrivati dei signori cattivi su altre aquile d'acciaio e hanno fatto cadere giù tutte le case che c'erano fino alla collina». «E perché allora il mio papà non li ha fermati?» «Ecco... come si chiama tuo padre, scusa?» «Alex!» «Santo cielo, ma tu sei il figlio del grandissimo Alex, l'eroe!» «Eroe?» «Ma certo, ma quello conoscono tutti!» «Vedi, allora, adesso ho capito. Mentre i signori cattivi venivano qui, Alex l'eroe non li ha potuti fermare perché era impegnato a combattere un mostro d'acciaio volante enorme! Un enorme drago d'acciaio!» Ivan sorrise e poi disse: «L'ha sconfitto, ce l'ha fatta!» «Ma certo! Ma che domande sono? Nessuno può battere Alex l'eroe!» Ivan rise e poi domandò: «E adesso dove sono finiti tutti?» «Facciamo così, ci porto io», rispose Yao. «Ma dobbiamo andare dall'altra parte del fiume». «Ma quindi dobbiamo attraversare il bosco», disse Ivan. «Sì! E se si fa buio?» «No, mamma Mira dice che non bisogna andare nel bosco quando fa buio, ci sono i lupi!» esclamò Ivan. «Non preoccuparti, io ho un amico che abita nel bosco, andremo da lui. E poi, nel bosco non ci sono i lupi, ci sono solamente gli scoiattoli e i funghi. Imbrogliona mamma!» brontolò Ivan. Camminarono dunque per qualche chilometro ed Ivan iniziò ad essere stanco. Allora Yao prese la palla dallo zaino e la tirò ad Ivan. «Su, campione, fammi vedere quanto sei bravo!» Ivan rilanciò la palla al mittente che gliela tirò più avanti. E così si inseguirono. «Ti piace il calcio?» chiese Yao. «Sì, mi piace. E chi è il tuo giocatore preferito?» «Messi, perché papà dice che è il più forte di tutti». «Beh, sì, è forte. Ma il più forte di tutti i tempi è un altro argentino. Si chiama Maradona». «No, io questo Maradona non lo conosco». «E non lo conosci perché sei piccolo. Dov'è che gioca?» No, adesso non gioca più». «E allora come fa ad essere il più forte se non gioca più?» «Perché è il più forte di tutti i tempi». «Quali tempi? Che significa?» «Significa che non c'è mai stato uno più forte di lui». «Ma ci sarà?» «Forse sì». «E allora non è sicuro che è il più forte di tutti i tempi, lo vedi?» Yao rise. «Hai ragione. Ma non l'ho mica inventata io sta cosa di tutti i tempi». «E chi?» «Gli uomini». «Gli uomini? Quali uomini?» «Gli uomini grandi, i grandi, dai! Per favore smettila di far domande e passami quella palla!» Quando arrivarono al bosco, era passata ora di pranzo da un pezzo. «Ho fame», disse Ivan. «Dai», rispose Yao, «ora che arriviamo a casa del mio amico mangeremo». Si inoltrarono nel bosco e Ivan davvero vide gli scoiattoli e poi vide i funghi, ma dei lupi. «Ah, dei lupi nemmeno l'ombra!» «Imbrogliona!» brontolò. Passeggiare nel bosco era piacevole. Ivan si sentiva meno stanco finalmente. Allora Yao raccolse delle more e disse: «Mangiale, così comincia a passarti un po' la fame». Dopo un po', tra i rami videro una casa. «Eccola, è la casa del vecchio Peter, il mio amico!» esclamò felicemente Yao. Peter era un vecchio coi capelli bianchi e la barba lunga. Aveva addosso un pantalone di velluto marrone, nonostante facesse abbastanza caldo, e una camicia a quadri. Era intento a spaccare dei pezzi di legno con una grande ascia. «Vecchio!» lo chiamò urlando Yao. «Ehi, piccolo pesce, e così te la sei cavata anche questa volta, eh? Visto che roba!» «Sì»,
Ho visto. Ed è inutile spiegare o capire. Piccolo pesce, hai proprio ragione tu. Per fortuna hanno risparmiato il bosco. Dai, dai, dammi una mano. E chi è quello scricciolo che ti porti appresso? Ah, lui si chiama Ivan, è un mio amico. Viene dalla città. E lo sto accompagnando da sua madre. Capisco. Ah, beh, allora immagino che dovrete attraversare il fiume. Sì, rispose Yao, e io sono venuto a chiederci se puoi accompagnarti con il tuo carro. Certo, lo sapevo, borbottò Peter. E immagino che prima vogliate mangiare, giusto? E vecchio, tu sì che sei una volpe, disse Yao. Da forza, entrate in casa. Dopo 2 minuti aveva organizzato un banchetto che a guardarlo non ci si sarebbe creduto che quell'uomo facesse davvero il taglialegna nel bosco. Ivan mangiò avidamente, c'era dello spezzatino di pecora, quello che si scioglie sulla lingua, del pesce squisito e senza spine, pane caldo, acqua freschissima, e poi il formaggio dolce profumato di bosco, ed infine del cioccolato, un cioccolato così buono che Ivan volle mangiarne 3 pezzetti. Vuoi anche del latte? Gli domandò il vecchio Peter. No, ti prego, non ce la faccio più, rispose boccheggiando Ivan. A me invece versi un altro bicchiere di vino, chiese Yao. E che razza di teppista ti sei trasformato, piccolo pesce? Ti ricordo che hai solo 15 anni adesso. E dai, versami del vino che sembri mio padre. E vabbè, bevi. Sono Peter. Ma poi non lamentarti se avrai le allucinazioni. Allora, scriccio, sentiamo un po', quanti anni hai tu? Io ne ho 6, rispose Ivan. E tu tra quanto tempo invece mi porti da mia madre? Cosa intendi per tempo tu? Disse Peter. E Yao, che capì subito, disse: dai vecchio, per favore, è solo un bambino. Ehi, piccolo pesce, io ho fatto soltanto una domanda. Io il tempo penso che sia il tempo coi numeri sull'orologio, disse Ivan. Allora Peter e Yao sorrise. Scricciolo, fammi capire. Tu pensi che il sole guardi l'orologio per sapere quando deve sorgere o quando deve tramontare? Gli uccelli che fanno? Mettono la sveglia per uscire dal loro nido e per andare in cerca di cibo. I pesci per... Smettila, Peter, smettila, è un bambino. Dopo un po', il vecchio, con voce bassa, disse: non esiste. Non esiste il tempo. Lo misurano soltanto gli uomini, ma non esiste. Non si vede, non si tocca, non insegna niente. Altrimenti, come te li spieghi i fuochi d'artificio di stanotte? E non è mica la prima volta, no, no, loro lo sanno. Loro accumulano il tempo e lo chiamano storia. Loro lo misurano, lo studiano. Non imparano mica. E Yao rispose: inutile tentare di spiegare o di capire. Ma sì, cambia tono, Peter. E allora scriccelo, vuoi sapere quando andremo da tua madre? Bene, adesso, si parte giusto adesso. Ma è quasi notte, disse il piccolo Ivan. E con ciò, chi è che ha paura di viaggiare di notte sul carro del leggendario Bucefalo? Gridò Peter, brandendo un cucchiaio di legno. Bucefalo? Tu hai davvero chiamato così quel vecchio somaro? Bucefalo? Lo prese in giro Yao. Somaro sarai tu, gli rispose Peter. Su, forza, andiamo. Prese le chiavi ed uscì di casa, lasciando tutto sul tavolo e cantando una specie di marcia, brandendo sempre quel cucchiaio. Ivan non ci aveva capito mica niente. Yao la rassicurò. Non preoccuparti, campione, è il vino, poi gli passa. Ma con lui siamo più che al sicuro. Dai, andiamo da Mira. Bucefalo era un vecchio cavallo bianco attaccato ad un carro più vecchio di lui. Aveva l'aria di chi, tu lo guardi, sai che sa. Insomma, era solo un ronzino, ma a guardarlo non si poteva fare a meno di rispettarlo. Come si rispetta, come dire, un vecchio saggio. Quando vide avvicinarsi Peter, sbuffò. Perché lo sapeva già che cosa gli aspettava. Avanti, giovane destriero, la notte è lunga, il sentiero la segue, illumina il cammino di questi cavalieri dell'apocalisse. Sputa fuoco, Bucefalo, sputa fuoco, vola leggendario quadrupede. Se solo Bucefalo potesse parlare. Senti, esclamò Yao, secondo me è meglio che non parla. Il vecchio, il giovane e il bambino salirono sul carro quando era ormai già buio. Peter accese una lampada d'olio e partirono. Dopo qualche ora di viaggio erano arrivati al ponte che attraversava il fiume, ma qualcuno l'aveva fatto saltare. Ah, questa non ci voleva, disse il vecchio. Eh no, adesso siamo costretti a fermarci qui per la notte e aspettare che sia mattino per trovarci una soluzione, disse Yao. Cos'è? Non possiamo andare più dalla mamma? Disse Ivan.
Ma certo che possiamo, certo, rispose Yao. Dobbiamo soltanto aspettare che sia giorno. Poi prese dal suo zaino una coperta e disse: dai, dai, prova a dormire adesso. Ivan si sdraiò sul carro e si coprì. Era stanchissimo e si addormentò subito. Sognò Mira che gli raccontava la favola di Pom. C'era una volta un orticello. In quell'orticello abitavano tanti pomodori. Il più bello di tutti era un piccolo pomodorino che si chiamava Pim. Suo padre si chiamava Pom e sua madre Pam. Un giorno una zucchina di nome Zucchi, invidiosa della bellezza di Pim, tirò a quest'ultimo una ciliegia, colpendolo proprio sulla testa. Allora Pim corse dalla mamma e disse: mamma, Zucchi mi ha tirato una ciliegia in testa. Ma dai, forse voleva scherzare, rispose Pam. Va bene, disse il piccolo Pim. Un altro giorno la cattivissima Zucchi tirò una mela a Pim, colpendolo in testa. Papà, papà, disse Pim correndo da Pom, Zucchi mi ha tirato una mela. Ma forse voleva scherzare, rispose Pom. Va bene, disse il piccolo Pim. Un altro giorno la perfida Zucchi però gli tirò un'anguria, e colpendolo in testa, lì, schiacciandolo anche un po'. Papà, mamma, disse Pim correndo da Pom e Pam, Zucchi stavolta mi ha tirato un'anguria. Ma forse voleva scherzare, risposero Pom e Pam. Questa cosa che scherzi con me, disse il piccolo Pim. E allora il padre rispose: oh no, forse hai ragione, non va affatto bene. Andrò dalla fatica nelle fragole e le chiederò di trasformare quella zucca in una brutta e grassa zucca, così imparerà. Così Pom il pomodoro si avviò nel bosco in cerca della fatina delle fragole. Camminò tutto il giorno, fino a quando arrivò al centro del bosco dove viveva la fatina, ma di quest'ultima non c'era traccia. Allora Pom chiese ad una castagna: scusa castagna, sai per caso dov'è la fatina delle fragole? Come? Non sai? La fatina delle fragole non abita più qui. E dove? Abita in fondo al mare adesso. In fondo al mare? E allora Pom si rimise in cammino e camminò e arrivò fino a riva al mare. Si tuffò e nuotò e arrivò in fondo all'oceano. Ma della fatina non c'era traccia. Allora chiese ad un pesce rosso: scusami pesce rosso, sai per caso dov'è la fatina delle fragole? Come? Non sai? La fatina delle fragole non abita più qui. E dove? Ah, abita in cima ad una montagna. In cima ad una montagna! Allora Pom si rimise a nuotare, nuotò, poi uscì dall'acqua e camminò e arrivò a piedi della montagna e iniziò a salire. E salì. Quando fu arrivato in cima alla montagna della fatina non c'era traccia. Allora chiese ad un'aquila d'acciaio: ma sai per caso dov'è la fatina delle fragole? Come non sai? La fatina delle fragole non abita più qui. E dove? Abita sulla luna adesso. Sulla luna? E allora Pom fu disperato, perché disse: posso camminare, nuotare, scalare la montagna, ma io non so mica volare. Non essere disperato, gli disse l'aquila d'acciaio, se vuoi ti ci porto io. Sai volare tu? Ma certo. E così l'aquila d'acciaio prese il pomodoro Pom, se lo caricò sulle spalle e iniziò a volare sempre più in alto, fino alla luna. Quando arrivarono, Pom la ringraziò tantissimo. Grazie mille, amica mia. Senza il tuo aiuto io non so come avrei fatto. È stato un piacere, Pom. Adesso però io devo tornare giù, sulla terra. Addio, addio amica. E a quel punto il pomodoro sulla luna iniziò a saltare. E saltava fin quando giunse in un cratere pieno zeppo di fragole. E lì al centro vide una piccola sfera luminosa. Era la fatina delle fragole, finalmente! Fatina, quanto ho dovuto cercarti! E allora la fatina sorrise benevolmente e gli disse: lo so, Pom, io so tutto. Beh, e se lo sapevi perché non ti sei fatta trovare prima? Perché se mi avessi trovato subito, tu non avresti avuto il tempo di convincerti che lo volevi fortemente. Dai, scendiamo sulla terra adesso. Ma come? La terra è lontanissima. Io ho un segreto. Scivoleremo sull'arcobaleno. Con l'arcobaleno puoi attraversare ogni ostacolo. E Ivan si svegliò gridando: l'arcobaleno! Ecco come supereremo il fiume! Sull'arcobaleno! Poi si accorse però che il sole era già alto e che il carro si muoveva già oltre il fiume. Buongiorno, dormiglione, disse Yao. Giorno scricciolo, lo salutò Peter. Abbiamo attraversato il fiume sull'arcobaleno? Chiese Ivan. Arcobaleno? Certo, sì, come se no? Come altrimenti? Rispose Yao. Ivan era felice, finalmente si sentiva bene, si guardava intorno e vedeva il bosco allontanarsi, il cielo azzurrissimo e tantissime piccole case in lontananza. Nel primo pomeriggio arrivarono in un campo enorme. È da qui che partono? Chiese Yao. Rispose Peter. Il prossimo dovrebbe partire tra poco, no? Sì, disse Peter, il prossimo parte subito, partono in continuazione. Poi Yao si avvicinò a Ivan e gli disse dolcemente: guarda Ivan, adesso arriverà un'aquila d'acciaio e noi ci saliremo su. Ho paura, disse Ivan.
No, non c'è da aver paura, vedrai. Noi andremo sulle nuvole, sarà bellissimo. Ivan allora abbraccia forte Yao. Dopo un po' arrivò l'aquila. E ora, saliamo, disse Peter. E salirono. L'aquila spiccò il volo con la forza delle sue ali d'acciaio e portò i suoi tre passeggeri sopra le nuvole. Quando atterrò, Ivan non credeva ai suoi occhi. Non poteva immaginare un posto così bello, non posso nemmeno immaginarlo io, davvero. Non posso nemmeno immaginarlo io. Togli le scarpe, disse Yao, e scendi. Ivan scese, i suoi piedi si poggiarono su un'erba morbidissima e freschissima. Continuava a guardare perso la meraviglia che lo circondava e poi vide Mira, vide sua madre. Mamma, mamma, gridò fortissimo e iniziò a correre all'incontro. Fece pochi passi e i suoi piedi già sfioravano l'erba. Altri pochi metri e ormai volava con le sue piccole ali trasparenti. Mira lo abbracciò e lo baciò mille volte. Mamma, dov'è papà? Sta arrivando, amore mio, non ti preoccupare, sta arrivando. Treno. Traduzione poco fedele in lingua italiana della serie di consonanti fuoriuscite dalla bocca della signora C ad un'imprecisata ora dell'alba. Settembre, anno 1969, binario 3. Muoviti, Gino! Cerignola, Torino, Porta Nuova, solo andata. Ore 05 e 03. Ferma a tutte le stazioni possibili, anche quelle in costruzione. Ha 16 anni Gino e sta partendo come tanti suoi conterranei in direzione nord, direzione mega fabbrica Fiat Torino. Sul treno durante il viaggio conosce altri giovani con un destino simile al suo e tutti, proprio tutti, sanno che la loro è una fuga assolutamente necessaria ed inevitabile, come la fame, e che solo dopo lunghi anni di fatica e sacrifici forse i tempi saranno meno bui. La catena di montaggio è esattamente l'inferno che anche chi non c'è stato si può immaginare. Anche lui per forza rivede così e il futuro appare di un colore molto molto scuro. Le lotte operaie ed i pesanti cambiamenti di un'intera nazione in quegli anni non fanno per lui. Non gli interessano più di tanto le donne nei pochi passatempi possibili di quella generazione incazzata della quale fa parte solo per motivi anagrafici. A lui, diciamocela tutta, a lui interessava unicamente una cosa. Ah certo, a parte l'assoluta necessità di inviare mensilmente un po' di denaro a Cerignola. A lui interessava il calcio. Nemmeno tanto il calcio, il ruolo di portiere per il quale sente di avere una sorta di vocazione. Partecipa a qualche partita improvvisata con discreti risultati e soprattutto molta grinta, senza badare alla quantità di capi di abbigliamento cestinati perché sconfitti dal fango. E si ritaglia così qualche momento di meritato divertimento. Per mesi continua a chiedere qua e là, in fabbrica o nei due o tre bar frequentati stabilmente, finché l'amico Gianni la butta lì un giorno. Dai, domenica vieni con me, andiamo con Aldo e il Ciccio a fare due tiri. Qualunque ragazzo intenderebbe con una promessa del genere qualcosa come su, porta il pallone che andiamo al parco, come al solito, no? E in effetti a fare due tiri andarono, ma in un posto eccezionale, il Torino Calcio. Il Torino Calcio organizzava allora delle giornate in cui giovani e giovanissimi ragazzi venivano sottoposti a brevissimi incontri per tastarne le capacità tecniche e in alcuni fortunatissimi casi provare ad ingaggiarne i migliori. Partite di 10 minuti giocati a 1000 all'ora, che ovviamente vista l'età media e la tensione spesso finivano in legnate collettive, la classica fagiolata. Gino si butta in un gruppo a caso, comunica nome e cognome e assiste a 200-300 inguardabili partite fagiolate, finché tocca a lui. Vai Gino, non ne far passare una, spacca tutto, dai! La prima palla è degli avversari, primi passaggi, scarpate a ripetizione, gioco più che confuso, è una guerra. Neanche 3 minuti e tenta il tiro da fuori un ragazzino che non gli avresti dato una lira, né mai passato una palla. Ma il tiro è perfetto, potentissimo, va a finire proprio sotto l'incrocio. Cazzo Gino, no! Gol, dopo nemmeno 2 minuti. Praticamente la sorte, oltre a fargli questo brutto tiro a dir poco beffardo, l'aveva anche fatto finire la squadra più scarsa della giornata.
per non dire dell'intero mese. Che va sempre peggio poi, e la palla è sempre tra i piedi degli avversari in maglia bianca, e tiro, e Gino para, sì, ma l'attaccante è sempre sulla respinta, è ancora parata. Bravo cazzo, 10 minuti così di assedio che a Gino sembrano tempi regolamentari e supplementari, non finisce mai! E dopo? Rigori? No, no, vi prego, no. Uno solo. Ah, un solo calcio di rigore. Mannaggia, mancava solo questo. E va bene. Rapido 1-2 degli attaccanti e lo stopper Spinungone che entra scomposto. È l'ultimo secondo. Adesso questi raddoppiano e tutti a casa, vabbè. Passerà alla selezione qualcuno degli avversari, pensa. Forse qualcuno, ma certi dei nostri no, figurati. Un giovane sovrappeso va sul dischetto. Dai, veloce, che tardi! Ok, rincorsa lunga, tiro angolato. Gino vola raso terra riempendosi di fango e poltiglia e con la punta del guanto sinistro butta fuori. Che cazzo ha preso? Grande! Applausi di tutti presenti, miracolo! Dai, su, pensa Gino, alla fine non ho mica sfigurato. Mentre si preparano gli altri 22 per una nuova guerra sportiva, un uomo distinto si avvicina a Gino che porge la maglia piena di fango, ringrazia, borbotta qualcosa e fa per andarsene, e comprensibilmente depresso Gino saluta con la testa bassa. No, aspetta, come ti chiami ragazzo? Gino. Bravo, sei stato bravo. Grazie. E quindi se vuoi puoi venire ad allenarti da noi. Cosa? Madonna Benedetta, cosa state dicendo? Esclamazione dialettale di facile interpretazione. I primi giorni di allenamento sono faticosissimi, ma il numero uno non può far altro che lavorare di giorno e allenarsi nel tardo pomeriggio più che duramente. Si impegna, anzi molti ne invidiano la forza e la convinzione con cui si tuffa su ogni palla e compie ogni uscita. E così guadagna velocemente la fiducia del tecnico, si allena al massimo, è il terzo portiere, ma in poche, pochissime settimane diventa il secondo. Un giorno al lavoro viene chiamato dalla direzione e lì comincia veramente a sudare freddo. Percorre corridoi che nemmeno immaginava esistessero, finché spunta nell'ufficio sulla porta del quale si legge direzione generale. Chowick, cosa è successo? Cosa posso aver combinato? Ciao Gino, come stai? Io bene, signor direttore. Stanco? No, mi pare che no. Senti Gino, i signori qui seduti sono del Torino. Eppure io. Risate generali. No, nel senso che sono dirigenti del Torino Calcio. Volevano solo dire a te, soprattutto a noi, che è tutto a posto per i tuoi impegni. Credono molto in te come atleta. Mi hanno detto che per loro, per il lavoro intendo, non c'è alcun problema. Se capita che devi stare a casa a riposare, puoi anche starci, anche se, è chiaro, io preferirei di no. Ma direttore, no, io devo mandare i soldi a casa, non è possibile questa cosa. Appunto, se capita che devi giocare, non so, arrivi dopo, esci un po' prima, non ti preoccupare. Hai capito? Mi hanno detto che ci possono pure risarcire. Te capì? Sì, grazie. Gino si fionda fuori da quel logosagro incredulo e quasi in un sogno. E siamo già ad aprile e il Toro sta comandando il suo campionato di categoria. Il primo portiere Alessio comincia a sentire il fiato sul collo del piccolo astro nascente, nervosissimo. Polemizza ogni 3 minuti durante gli allenamenti, in partita non è tranquillo e lo si nota facilmente. Una sera chiamasse il rivale all'uscita promettendogli punizioni con fare semi-mafioso. Ma vattene un po' a fanculo, risponde Gino. Scalpita, deve giocare. La punta del settimo torinese, penultima giornata, se ne va approfittando della disattenzione dei difensori del Toro e al limite dell'area. Salta Alessio e lo stende. Pesante. Secondo giallo d'espulsione. Fuori un attaccante e dentro Gino, che aveva già esordito ma rimaneva almeno ufficialmente il secondo portiere. Punizione dal limite, mentre Gino impazzisce per la tensione. Tiro e palla alle stelle. Meno male. Pochi istanti e triplice fischio. Il Toro ha quasi vinto il campionato all'ultima giornata contro l'Ivrea. Basta un pari. Insieme guardano la classifica e a loro basta un pari, è vero, ma l'Ivrea deve vincere per salvarsi e arriverà a Torino pronta ad uccidere, il coltello fra i denti. L'avranno pure le madri in tribuna. Il giorno della partita si avverte una tensione inusuale. Entrambe le squadre prima giocano meglio è. Dicono per motivi di ordine pubblico. C'è gente che prende a calci lo spogliatoio, gente che piscia ogni 6 minuti, gente che bestemmia senza motivo apparente e senza pausa, fin dall'alba.
Gino è un fascio di nervi. Alex ovviamente è squalificato e lo guarderà dalla tribuna. Vai Gino, che questa è un'occasione buona per svoltare, vai. Squadra in campo, e più che una partita di calcio giovanile dai volti dei protagonisti e dalle prime battute sembrerebbe di assistere ad una serie di incontri di box. Ma all'ultimo sangue, e senza nessuna regola. E infatti il primo intervento irregolare è al 36esimo secondo di gioco. Più che spalla contro spalla, una mossa di wrestling. Il problema principale però è che l'arbitro designato è un essere umano in condizioni alquanto pietose. Un signore sulla cinquantina, grasso, quasi immobile, che eufemisticamente parlando arranca. Una partita di tale importanza, almeno nella categoria, non si può affidare alla direzione di un arbitro così. E su, e dai, che è impossibile che tenga in mano l'incontro. Ma non ne sarebbe capace nemmeno se in campo ci fossero 5 bambini con 5 anni ciascuno. Fischia a caso, guardando più che arbitrandola la partita dal cerchio del centrocampo. I falli che sanziona, guarda caso, sono quasi tutti a favore dell'Ivrea. Partita ovviamente troppo nervosa, di pessima qualità tecnico-tattica, fallo inventato per l'Ivrea e poi un altro. Silenzio Gino, un tiro, una palla fuori, poi una bella triangolazione, ma niente di fatto. È assolutamente logico che è l'Ivrea a fare la partita. Il Toro contiene, passano i minuti, la frase più ricorrente sugli spalti è: dai che ce ne andiamo a casa, che palle. L'attaccante degli ospiti parte palla al piede. E chi è? Pelé. Ne salta uno, ne salta due, solo a tre quarti del Toro. Veloce triangolazione, palla ancora tra i suoi piedi. Oh! E al limite dell'area, lo fermate! Gli si fanno sotto due difensori, ma lui con un guizzo li supera tutti, passano in mezzo ai due che neanche lo sfiorano. Lui cade per stanchezza. Dai, bravo, dice Jim, tirati su, che meritavi un poco di più. Passano due secondi e nell'aria un sibilo fastidioso. È un fischio dell'imbecille! Veramente sta facendo... Ha fischiato! Ma che è pazzo! Ma questo è pazzo veramente! E mancano circa 3 minuti alla fine. Sono tutti assolutamente increduli, perché non è possibile! Calcio d'angolo. Tutti su, dai! Tutti su che li andiamo a prendere! Minchia che ansia! Parte il cross, morbido! Dai che è perfetta! Palla che spiove, saltano in 21 sulla traiettoria, spunta e stacca di testa lui! Gira il portiere e vai! No. La realtà è stata diversa. Quel rigore... E quel rigore non fu mai battuto. Perché? Perché il nostro eroe perse completamente il senno. Appena capì che il rigore, palesemente inesistente, era stato concesso, partì come un razzo verso l'anziano e derelitto direttore di gara e spam! Lo puntò in un impeto di furia inspiegabile. Calcio volante qua, sulla carotide. Svenimento istantaneo e ambulanza. L'arbitro fu costretto a passare più di un mese in ospedale, dove il personale medico fu seriamente impegnato nell'assurdo caso dell'arbitro maledetto. E Gino lo andò anche più volte a trovare, preoccupato, portando gli ovvi cioccolatini e fiori. In continuazione, cioccolatini e fiori, cioccolatini e fiori, come se in qualche modo, chissà, si potesse comprare il perdono. Ma qualche giorno dopo la partita gli venne letta la sentenza sportiva. Solo una squalifica, sì, ma a vita, qualcosa di peggio. Magari un arresto, ma forse per Gino di peggio c'era solamente quello, la fine di ogni sogno legato al calcio. Nonostante ciò, per noi Gino resta lì, in porta, in quel momento, mentre il pubblico in delirio applaude, scandisce il suo nome, mentre il nostro eroe guarda fiero, fierissimo, dritto negli occhi, il suo prossimo avversario. In qualche paese che non sia nemmeno per vecchi. C'ho 23 anni, ho dei sogni, io mi nutro dei sogni e intanto guardo, ma che cosa vedo? In Italia la persona giovane è il peggiore dei problemi, è inesperta, deve ancora imparare, dicono. Ah, meglio affidarsi a uno con 42.543 anni di esperienza. E certo, ho appena finito di farmi la barba e gli ultimi peli scivolano nel lavandino. Scivolano, scivolano. Alzo la testa e mi vedo riflesso nello specchio del bagno. Ho i capelli lunghi tirati indietro con una fascia, un pizzetto completo e uno sguardo che, se ben calibrato, lascio pure il segno. Aspetto che qualcosa mi risucchi, che lo specchio, che ne so, si trasformi in un portale. Il televisore l'ho scaraventato in cortile.
è ancora lì e la radio non l'accenda da un paio di mesi. Ah, l'estate è arrivata, la stagione delle meraviglie, dove si trova il tempo per uscire più spesso, dicono. Ah, giusto, il tempo degli esami universitari. Università, la base per costruire una società civile, la base. Io non c'ho nemmeno un grammo di voglia di studiare, invece mi chiedo il perché. Comincio a parlare con la mia immagine riflessa un po' alla Edward Norton nella 25esima ora. Chi sarò? E perché me lo chiedo? Semplice. Perché in Italia si fa l'impossibile per debilitare l'intelligenza umana, colpendo l'essere alla radice, la gioventù. Com'è possibile che a 23 anni io non sappia che cosa voglia fare realmente nella vita? No, scusate, ho sbagliato pure la domanda. Com'è possibile che a 23 anni io mi guardo intorno e scopro che non esistono gli strumenti che mi aiutano a capirlo? Mi chiama Rufus, ha prenotato dei biglietti e parte per New York tra 2 settimane. E a me viene in mente Ellis. Com'è che scrive dei capolavori uno dietro l'altro? Perché negli Stati Uniti sanno coltivare. Perché già nei primi anni scolastici esistono corsi che permettono di raffinare le proprie passioni. Che ne so, corsi di scrittura creativa, di disegno, di musica, di cucina e bla e bla e bla. Esistono le università della musica. Ti piace il jazz? A te ti piace il jazz? Bravo! Sei bravo nel jazz! Tu lo vuoi davvero studiare? E vai a Boston, Berklee College of Music. Costa una caterva di soldi, lo so. Ma quei soldi, in qualche modo, i tuoi genitori li avranno pure guadagnati. Mi sciacquo la faccia. Luglio, esami, vita, futuro? Mi manca un anno fuori corso per laurearmi, mi manca un anno per diventare ufficialmente disoccupato. Altrimenti posso pure continuare a studiare. Eh già, peccato che per studiare io poi non possa lavorare. Ah, peccato che non si possa nemmeno lavorare. Contratti a progetto, a scadenza, 1000 cavilli burocratici. Oppure lavori in nero. Eh già, vai in qualsiasi bar o ristorante per 5 euro all'ora, perché si sa che 5 euro bastano e come per non fare un cazzo di niente, o no? Eppure sei alle strette perché non trovi lavoro. E i tuoi contributi se ne vanno a fare in culo, compresa la tua pensione. Ancora meglio, penso. Siamo il paese più razzista del Mediterraneo. Ma se non trovi lavoro, la causa può essere questa. C'è un ragazzo pakistano che sta facendo il lavapiatti per 3 euro all'ora, in nero, ovviamente. E scusate, non eravamo tutti razzisti? Non eravamo quelli che i pakistani non li chiamavano? Ma in televisione quella che ancora sta fumando in giardino non passano che ballette che provengono da posti più disparati, rubando così il lavoro a quelle che sono le nostre gnocche. Ah già, finché le donne sono oggetto va tutto bene. Cristo santo. Quando esco c'è ancora il sole. Cammino. A me piace scrivere. E ad alcuni piace come scrivo. Qualcun altro mi dice che gli piace come scrivo, ma mi manca un poco di tecnica. E io sono a disposizione. Datemi un corso. Datemelo. Che non ci sono i corsi da seguire. Se ci sono, sono truffe in internet. Oppure costano l'ira di Dio. Grazie. Ah, davvero grazie. In quinta superiore io mi sono ricordata una cosa. Ho vinto il concorso della scuola con un racconto lungo una pagina. Una frase per ogni righe. Scambio di battute frenetico tra due protagonisti che si stanno lasciando intervallato da brevi descrizioni e riflessioni. E alla fine si scopre che sono gay. Era alternativo. E allora ho vinto il concorso. Il professore, consegnandomi il premio, mi disse di continuare, di seguirlo qualche corso estivo, di partire per il mondo, che ne so. No, non è vero. È stato. No. Bravo, mi disse. E basta. Non lesse il mio racconto lungo quanto una pagina, perché non c'era nemmeno il tempo per quel racconto, perché doveva leggere la poesia che aveva vinto il medesimo concorso, la poesia dell'alunna del terzo anno, della classe in cui lui insegnava lettere. Alla fine non ho scritto più niente per un paio d'anni. E forse ho sbagliato pure futuro. Allora mi accendo una sigaretta. Passo davanti a un bar e un cartello dice: cercasi cameriera per turno serale. Requisiti, bella presenza e 2 anni di un'esperienza. Bella presenza. E la donna è così. Un oggetto. Nessuno dice niente. 2 anni di esperienza per fare il cameriere? Scusate, con tutto il rispetto per i camerieri, ma a me 2 anni mi parano poco assai. Nessuno dice niente.
In Italia, tra l'altro, abbiamo scoperto un escamotage da delirio per sfruttare i giovani. Lo stage. È il modo più intelligente per essere schiavizzati da chi che sia. Nessuno dice niente. I calciatori, ah già, quelli guadagnano immense fortune. Basterebbe un quarto, un decimo, un ventesimo per vivere dignitosamente. Ah no, perché i calciatori chiedono gli aumenti. I calciatori sono diventati mercenari. E nessuno dice niente. Anzi, esistono 23.432 tipi di sport. E in Italia? Carlo era sempre stato un bambino introverso. Ora non lo era più. Un bambino, intendo. Adesso era un adulto, una di quelle persone che guarda il mondo e aspetta che gli sbatta contro, per poi analizzarlo. Lui non decideva cosa fare. Lui lasciava che i fatti decidessero per lui. Non riusciva ad essere protagonista nemmeno quando dormiva. Ognuno, quando sogna, ragiona non solo per se stesso, ma decide anche il comportamento altrui. Per questo cercava di dormire il meno possibile, solo per pochi minuti. Quando il sogno non è ancora iniziato, magari. Se ad esempio un giorno avesse telefonato a qualcuno proponendogli di uscire e durante quella serata fosse accaduto qualcosa, non necessariamente qualcosa di grave o importante, lui avrebbe pensato continuamente al fatto di essere stata proprio lui a provocarla. Carlo era solito ragionare per variabili. Nella sua mente questo concetto funzionava più o meno così. Lui era A, aveva contattato B ed erano andati in un posto X. I fattori esterni, non dipendenti dalla loro volontà, li chiameremo Y. Ma tutto quanto era nato da A. E questa responsabilità lui non la voleva mica. Si era iscritto alla facoltà di ingegneria cercando un compromesso fra il suo amore per i numeri e la necessità che i suoi studi lo portassero a trovare un lavoro e con questo ovviamente guadagnarsi da vivere. Tutti dicevano che i laureati in matematica finivano per il 10% in una scuola ad insegnarla e per un altro 10% in un laboratorio a studiarla. Il restante 80% è il classico vicino di casa di cui aver paura. Era un universitario, ma non gradiva che lo si definissero studente. Lo trovava pretenzioso. Pagava la retta, ricevendo in cambio un segmento di un cerchio. Il cerchio era quello che gli veniva costantemente alla testa quando studiava o anche solo quando pensava di farlo. Il segmento invece era quella parte della sua vita che andava dal punto «Oh mamma, e adesso che ho finito le superiori che faccio?» al punto «Oh mamma, e adesso che ho finito l'università che faccio?» Semplice. Iniziò a lavorare. Lavorava, ma non aveva mai scritto un curriculum. Sperava sempre che gli altri notassero il suo talento con i numeri. E infatti andò proprio così. Fu assunto in un'azienda, contattato da persone che avevano avuto il suo numero da altre persone che conoscevano qualcuno che aveva il suo numero perché si era sparsa la voce di questa sua particolare capacità. Carlo era stato assunto come calcolatrice. Cioè, strano a dirsi, no? In genere le professioni hanno una definizione maschile e una femminile, o vengono uniformate per entrambi i sessi con l'accezione generica maschile, no? No, perché questo era l'unico caso, almeno a sua memoria, in cui veniva utilizzato il femminile anche per lui, che era un uomo. Non lo gradiva mica. Non era omofobo, no. Ma non avendo mai avuto grande successo con le donne, non voleva che ci fossero altri elementi a giustificare il suo poco appeal nei confronti dell'altro sesso. Che ne so, preferiva definirsi calcolatore, no? Temeva altresì un'ulteriore diminuzione delle possibilità che qualcuno gli si concedesse, ovviamente senza che lui facesse niente per conquistarla. Anche perché quelle poche volte che aveva provato a sedurre una donna, lo aveva fatto a modo suo, non abbandonando mai il metodo scientifico. Secondo i suoi calcoli probabilistici, la ragazza con cui esci è per la proprietà, con cui esci è per la proprietà transitiva anche la ragazza in cui entri. Era evidente che con le donne la sua matematica però non era proprio una scienza esatta, no? Certo, in un'epoca in cui i computer possono fare dei calcoli complicatissimi in poche frazioni di secondo, la scelta di assumere un calcolatore umano appariva alquanto anomala. Ma dopo pochi mesi i suoi datori di lavoro avevano constatato che non solo era più veloce delle macchine, ma che la quantità di errori era diminuita fino a raggiungere lo zero. Ah, non perché i computer sbagliassero i calcoli, ma perché chi li usava, per la legge dei grandi numeri, una volta ogni tanto digitava una cifra al posto degli altri. Questo era un errore. Lui, pur facendo tutto con la sua mente, non sbagliava mai. Le certezze che aveva si contavano sulla punta delle dita. E lui odiava chi conta così.
Tutto sembrava finalmente destinarlo a portarlo alla pensione, seguendo un'esistenza lineare, quasi binaria, direi. Credeva che quindi l'armai la sua vita fosse segnata da questo ripetersi di giorni sempre uguali, costellate di singoli episodi che non sembravano avere un filo logico. Un po' come quelle sitcom con le puntate che hanno inizio ed una fine, che puoi guardare in qualsiasi ordine senza che questo vada ad inficiare la comprensione di questo o quell'episodio. La sua esistenza era così. Decisamente meno divertente, però. Questo era il cerchio della vita, pensava. Secondo i suoi calcoli, giorno per giorno, per 3-14. Pur sapendo che la mancanza di brio nella sua esistenza era soltanto il frutto della sua incapacità di riempirla con cose interessanti, gli piaceva pensare che in realtà la colpa fosse del suo sceneggiatore. Ognuno di noi ne avrebbe uno, un angelo, un bosone, una calcolatrice gigante di un altro pianeta, insomma una qualsiasi entità metafisica difficilmente definibile deputata a scrivere l'intera sceneggiatura della nostra vita. Quest'autore personale, alla nascita del suo assistito, dovrebbe consegnare un foglio invisibile sul quale è scritto già tutto quello che accadrà, e noi inconsciamente lo seguiremmo alla lettera. Il fatto è che a Carlo era toccato uno sceneggiatore povero di fantasia. Almeno così sembrava, finché a sconvolgere la sua vita regolare non sopraggiunse una novità. Questa riguardava tantissime persone ed era diventata la più grossa fonte di conversazione fra umani in tutto il mondo, ovviamente a parte il calcio in Italia. Aveva probabilmente scavalcato anche il clima, fatti salvi dialoghi negli ascensori. Di cosa si trattava, vi chiederete? Era la crisi, la più grande crisi dai tempi dell'ultima più grande crisi precedente. In ufficio non c'era molto più da calcolare e nel giro di poco arrivò la triste notizia: Carlo era stato licenziato. D'altronde, quando bisogna tagliare i costi, i primi a rischiare il posto sono quelli le cui mansioni possono essere surrogati dalle macchine. Non era preoccupato, perché lui sapeva far bene il proprio lavoro. Peccato che il suo lavoro praticamente non esistesse. Aveva atteso fiducioso, ma il telefono non squillava. Ora era costretto a realizzare tutto cercando di vedere le cose da diverse prospettive. Il suo sceneggiatore prenatale, forse per impegni improvvisi, era dovuto uscire in tutta fretta e per non lasciare la cosa incompleta si era affrettato a chiuderla con un ok, fu licenziato e morì di fame. E Carlo avrebbe anche accettato serenamente questo finale, perché pensò che tutto sommato è un numero molto grande. Avrebbe potuto invece cercare di capire come contattarlo, magari per proporgli, che so, uno sviluppo alternativo della storia, del tipo: e dopo un breve periodo di preoccupazione riprese a lavorare e la sua vita a scorrere monotona come se nulla fosse mai cambiato? Non vi piace come finale? Dovendo necessariamente prendere in considerazione l'ipotesi dell'inesistenza o almeno dell'incontattabilità del suo autore, era quindi costretto anche a valutare la remota possibilità di scrivere un curriculum, spedirlo e forse fare dei colloqui. Probabilmente sì, questa era l'unica e sola strada percorribile. Lo annoiava tremendamente scrivere un curriculum, lo infastidiva anche venir meno ai suoi principi che gli impedevano di prendere decisione e di influire quindi sul suo futuro. Tuttavia il suo vero problema era il colloquio. No, mica perché temeva di emozionarsi o di fare brutta figura, semplicemente perché l'unica cosa che veramente non era in grado di tollerare, oltre ai latticini, era il futuro. Innanzitutto giudicava irragionevole che quelle valutazioni non fossero il risultato di un indiscutibile modello matematico che tenesse in considerazione tutte le infinite variabili di quel momento. Inoltre non sopportava l'idea di non essere apprezzato, di essere considerato secondo a qualcuno, e odiava il pensiero che dopo i colloqui qualcuno dei selezionatori potesse preferire altri candidati a lui. Anche se poi, nella vita di tutti i giorni, non vedeva di buon occhio le persone che lo stimavano, perché non ne capiva mica le ragioni. Provava a ripetersi che essere secondi nell'intervallo che va da zero ad infinito è comunque un gran successo. Ma anche un pollo sa che essere dei secondi non è una buona idea. I soldi ormai iniziavano a scarseggiare, controllava ossessivamente il suo estratto conto, faceva dei calcoli, i suoi amati calcoli, sul denaro che gli era rimasto, ma seguendo una regola matematica elementare, qualsiasi numero moltiplicato per zero, e ci rimane un po' male, mi sa. Fu proprio quello zero a far scattare in Carlo la nuova molla. Lo zero è per i matematici, ma in fondo anche per tutti, un numero del tutto particolare. Non solo per la cifra tonda, non solo per la grafia tonda, ma perché zero significa sconfitta. Zero. Nulla. Zero. Baratro dei numeri negativi. Zero è il momento in cui non hai più niente da perdere. E così decise che doveva fare qualcosa, perché a pensarci bene, zero non è mica un numero positivo. Beh, certo, nemmeno negativo.
Comunque, passò un'intera giornata a scrivere il curriculum, ma lo scrisse a modo suo, una serie infinita di equazioni, funzioni, numeri binari e codici alfanumerici che riassumevano esattamente come in un curriculum normale tutta la sua vita. E vaffanculo anche in formato europeo. Pensava che invece di essere il selezionato, da chi leggendo il suo curriculum anomalo aveva il potere di apprezzarlo, di cestinarlo senza neanche una risposta, finalmente sarebbe stato il selezionatore. Perché solo le persone in grado di comprendere il significato di tutti quei numeri lo avrebbero poi ricontattato. Vabbè, era molto soddisfatto di questo primo passo. Scoprì in sé una forza di volontà che non sapeva di avere, probabilmente perché non aveva neanche mai cercato la sua forza di volontà. È come l'inventore dell'addizione, pensò. Il più è fatto. Forse era il primo giorno di una nuova vita in cui il suo destino sarebbe stato influenzato dalle cose che faceva, o forse era solo la sua vecchia vita che stava per riprendere, regolare e noiosa come sempre. Dopo una breve pausa che lo aveva aiutato a capire che in fondo a lui quella noia piaceva. O forse era solo il primo di una lunga serie di curriculum, colloqui e risposte negative che lo avrebbero portato a diverse conclusioni. 1. La noia non gli piaceva. 2. La sua vita faceva schifo. 3. Quando la tua vita fa schifo, può sempre fare ancora più schifo. Così la mattina seguente entrò in macchina, sistemò lo specchietto per guardarsi accorgendosi che non era più un bambino, anzi che ora aveva addirittura la barba, una barba folta, controllò come stava, se i capelli erano in ordine, se aveva qualcosa tra i denti, fosse pure lo spazio, come se non ricordasse più neanche come erano fatti i suoi incisivi. Beh, era nervoso, perché questa vita lo stava trascinando lontano dalle sue certezze, lì dove la matematica non poteva aiutarlo. Per cui partì, per la prima volta lui partì, senza sapere dove andare di preciso. Ecco, nessuno sa come è andata a finire la storia di Carlo, nessuno sa dove è andato di preciso. Gli ultimi ad averlo visto raccontano della sua espressione corrucciata guardando la scritta sul navigatore: calcolo del percorso in corso. E prima di spegnerlo pare che le sue ultime parole siano state: ma vaffanculo, me lo calcolo da solo il percorso. Scricchiola. Produce un suono fastidioso. Io lo so che è la seggiola. Solo e soltanto la seggiola. Eppure io sono sdraiato sul letto. Devo traballare, devo muovere queste gambe così schifosamente magre. Qui puliscono. Dalla mia stanza e la puliscono a fondo. Che balordi. Che ingenui. Però io poi pulisco le loro stanze. Balordo anch'io. Mi alzo presto, la notte fatico a dormire. Potrei scrivere. Sì, in effetti potrei scrivere, ma non ne sono nemmeno capace, merda. Non ci riesco. Se solo potessi parlarle, invece di scriverle. Se solo potessimo fare l'amore, io e lei, ancora. Ancora. La sedia scricchiola. Se non mi muovo sono finito, perché poi comincio a tremare. Iniziano con gli schifosi spasmi. Freddo. Se solo mi riuscisse a far ridere come prima. Buffone. Acrobata della buffoneria. Lei solo a guardarmi prima rideva. Che diavolo avrà avuto la mia faccia? Forse era anche il mio odore che la faceva ridere. Sempre pulito, profumato. Una volta le ho anche regalato un deodorante. Così. Perché mi andava. Ah no. Non che la puzzasse, anzi. Se io non ho tutto subito mi sembra di impazzire, pazzo, fuori di testa, perdo anche qualche capello, oppure mio padre non è calvo. Se solo potessi tornare indietro farei tutto e subito, sposarla, avere dei figli, avremmo litigato, lo so, cazzo, lo so. Io sono intelligente ma non mi applico, io voglio litigare, io ho bisogno di litigare, è la furia che mi rompe il cervello perché così non impazzisco. Così dei rumori e dei sentimenti non me ne frega niente per un po', sono solo una fottuta furia. Le nocche, le mani, sono solo tagli e sbucciature. Eppure lei le adorava, le mie mani. Mi alzo. Sto. La furia, gli spasmi, sono non posso più tornare indietro. Scaltro. Pronto a riprendermi tutto ciò che ho rubato. Perché prima di tutto, io ho rubato me. E prima di tutto, lei ha rubato il mio cuore.
E io le ho incatenato quel cuore. E che se batte, batte in modo strafottente. Io sono strafottente, ma anche furbo, sono un asso. Sto. Non cammino, non mi alzo, altrimenti mi viene fuori tutta la strafottenza. Vivere i giorni come dei lunghi giorni o come istanti. Lei sarebbe il mio giorno più lungo. Lei, se solo ne fossi capace, che botte mi darei anche alle gambe. E poi mi racconterei che so una storiella, una barzelletta per farmi passare il dolore. Storielle inventate di sana pianta, che cazzo ne so. A volte io mi sono inventato pure la mia vita. Che tipo, che buffone. Io non oso guardarli gli altri. E gli altri non osano guardare me. No, le sigarette. Dove cazzo sono le sigarette? Le avrò messe da qualche parte. Due, tre, quattro pacchetti sparsi. Che buffone. Se solo l'avessi capito prima. Se solo non mi fosse mancata la quotidianità. Io ora non sarei qui. Scricchiola. Sta cazzo di sedia. Sta cazzo di sedia. Si muove da sola. Voglio la mia pistola. E la parrucca. Che intelligenza. La parrucca che usavo. Non mi beccavano mai. Non mi beccavano mai. Se avessi la pistola adesso me la metterei in bocca. Buffone. Per fare uno scherzo a qualcuno. Fumo, bevo. Ma non me l'hanno portata l'acqua. Maledetti. Io faccio finta di sputare. Disidratato. Gli punterei la pistola addosso a loro. Ingenui. E dopo aver fumato vorrei stare con lei. Lei non mi ricorda nemmeno lontanamente mia madre, neanche mio padre. Lei non è me. Sono solo io che vorrei essere lei, ma io non posso. Lei non vorrebbe essere me. Se potessi. Se potessi toccare quel suo seno tenero piccolo. Se potessi la lasciare libera. Se potessi, se potessi, se potessi. Questa stanza puzza, questa stanza puzza. Lavare, pulire, mangiare il grano con le mani a morsi senza cuocerlo. Io devo fare quei lavori domani, domani. Adesso è tardi. Ma forse prima di spengere la luce, scrivo. No. Potrei farmi la barba, magari una doccia, magari poi qualcuno potrebbe dirmi che sono bello. Lei me lo diceva. E quanto mi arrabbiavo io quando me lo diceva. Io odio sentirmi dire che sono bello. Contegno, riservatezza, sfiducia di tutto. Tanto tutto è merda. Lei no però. Lei vive tra gli alberi. Lei non cade mai. Ma io lo so che piange per me. Io lo so che grida per me. Adesso dormo. Adesso dormo. Tanto non sogno. E allora posso dormire. Scriverò domani. E poi domani. E domani. Domani. Perché tanto io non so se esco da qua dentro. Io non so che farò. Se sparirò. Io da qui dentro non ci esco più nemmeno con un sogno. E allora dormo, che tanto la sedia non scricchiola più. Grazie a tutti. Grazie a voi per aver assistito fino alla tarda ora, se ve ne è qualche inconveniente. Mi scuso perché la performance di danza purtroppo non ci sarà. Io spero che vi abbiamo, per un inconveniente di tipo tecnico, spero che vi abbiamo ridato questa suggestione di Antico, che abbiamo fatto parlare la nostra terra parlando del contemporaneo. Spero che vi abbiamo detto che questo è un territorio da coltivare e che si esprime sotto diverse voci, diversi sapori, diversi gusti. È un territorio vivo e pulsante che aspetta solo che noi lo interpretiamo e reinterpretiamo, perché la ricchezza archeologica, questa città che risuona ancora degli urli di gloria dei Sanniti, possa continuare ad essere un segno di gloria e di futuro per il nostro territorio. Grazie mille, buonanotte.